C'è una domanda che almeno una volta ci siamo fatti tutti nella vita. Come nascono i codici a barre? La storia ufficiale dice che il signor Woodland, un inventore statunitense, abbia avuto l'idea disegnando dei segni sulla spiaggia partendo dal codice Morse. Dalla loro nascita i codici a barre si sono evoluti e dai negozi fisici sono arrivati i più moderni e-commerce. Ma questa è la vera storia o c'è una realtà che ci vogliono nascondere? Tutto ebbe inizio in uno sperduto paesino della pianura padana negli anni 70. Il signor Mameli, proprietario di un piccolo alimentari, passava le intere giornate a prezzare, registrare e contare i prodotti ad uno. Ad un certo punto capì che perdeva troppo tempo e allora decise di affrontare il problema partendo dalla radice. Insieme a suo nipote Alfonso, un tipico nerd con la passione per i fumetti, ideò i bollini colorati, ovvero abbinare un colore e una forma geometrica ad ogni prodotto per velocizzare le operazioni di cassa e di magazzino. Il sistema inizialmente funzionò. Ma Alfonso? Ma perché hai ordinato 940 cerchi amaranto? Forse dici cerchi rossi. Se erano rossi ti avrei detto rossi, no? Amaranto, tra il rosso e il viola. Ah, ma allora stai parlando dei cerchi cremisi. Forse erano il bordeaux. Porpora? Ciano. Le complicazioni erano molteplici. Il signor Mameli e il nipote, ormai vicini nella sventura, attraversarono un periodo di grande sconforto. Passavano le nottate alla ricerca di una soluzione per quell'astioso problema di gestione magazzino. Non ce la faremo mai. Saremo costretti a scrivere tutto per filo e per segno. Per tutta la vita. Senti, mi spiace, zio. Io rimango qui. Cerco una soluzione. Grazie, Alfonso. Alfonso ragionò tutta la notte in cerca di una soluzione, fino a che non si addormentò con la testa sul tavolo. Il giorno dopo, il signor Mameli trovò il nipote nella stessa posizione della sera prima, con accanto un foglio scarabocchiato e un fumetto con in copertina un supereroe che spara un raggio laser dagli occhi. L'unione di questi due elementi illuminò il signor Mameli e in quel preciso istante vide il bagliore di un'idea che sarebbe stata rivoluzionaria. Il codice a barre. Come non ci credete? Non ho capito, ma allora la roba del tipo che disegna le linee sulla spiaggia va bene, ma che discorso è? Cioè allora non lo so, diciamo che il codice a barre se lo sono inventati gli alieni, no? Che sono passati dall'isola di Pasqua, poi andando alle Bermuda hanno fatto un triangolo in mezzo a un campo di grano con delle scie chimiche, ma dai, oh!